Allora, colleghi, scusate, intanto buonasera. Iniziamo per rispetto della puntualità osservata dai presenti. Siamo pochi ma buoni, si dice, oppure se preferite un pubblico non folto ma colto. Allora, chiudiamo questo nostro corso di aggiornamento SICOVA riservato ai medici di medicina generale. Io sono Francesco Paolo Riolo, qualcuno di voi ha avuto la bontà e la pazienza di ascoltarmi stamattina, ma io qua sono soltanto per portare un brevissimo saluto ai colleghi che concluderanno i lavori, in quanto come consigliere nazionale rappresento tutto il Consiglio nazionale della nostra associazione. È stato più volte ricordato stamattina, all'inizio dal nostro presidente, stamattina dal vicepresidente, come per noi il rapporto con i medici di medicina generale sia strategico, sia particolarmente sentito. Sono centinaia i corsi che abbiamo organizzato e anche in occasione del nostro congresso nazionale c'è un'intera giornata rivolta all'incontro, cioè proprio dedicata all'incontro con i medici di medicina generale. E chiudiamo questo corso, mi dispiace che siate in pochi perché secondo me è la parte più interessante, perché è la parte pratica. Oggi non so quale relatore ha mostrato una diapositiva che riportava una frase di Albert Einstein, non so se lo ricordate, cioè in teoria, teoria e pratica sono la stessa cosa, in pratica non sempre è così. Quindi noi possiamo studiare, fare linee guida, possiamo fare tutto quello che vogliamo, poi lo scontro è sul letto, al letto del malato, su quello che poi realmente andiamo a fare. E questa parte finale è condotta dal collega Giuseppe Marazzi, che è già qui, ci raggiungerà tra pochissimo Cristiana Vitale. Sono due colleghi del San Raffaele di Roma, hanno una grandissima esperienza in questo tipo di corsi, hanno avuto sempre un grandissimo successo, sono convinto che sarà anche così questa volta. Io li ringrazio per aver accolto il nostro invito, ringrazio tutti voi sperando che questo corso sia stato di vostro gradimento, sia per i contenuti scientifici, sia per la permanenza in questa splendida città. Grazie e vi aspettiamo tutti al nostro congresso nazionale. Grazie Giuseppe, buon lavoro.